amici, bentornati sul mio canale. Nel tutorial di oggi andremo a realizzare questi bellissimi portachiavi. Guardate quanto sono belli, sono un amore. Vi farò vedere quindi come realizzarli utilizzando il programma Click and Design Space. Per la progettazione poi li andremo a realizzare utilizzando le copelle e i termovinili della Biflex, dove poi qui sotto troverete il codice sconto e anche il link per l'acquisto. Questo perché? Perché vi voglio mostrare che i termovinili della Biflex non servono solo per le personalizzazioni, ma servono anche per realizzare degli oggetti simpatici come questi. Ma adesso vi dico sempre, bando alle ciance e all'opera! In questo tutorial vi volevo mostrare due metodi per portare delle figure su appunto il programma Click and Design Space per poi passare al taglio. Andremo poi come oggetto finale a realizzare dei portachiavi, ma più che il discorso della realizzazione dei portachiavi ho deciso di realizzare questo tutorial per farvi vedere le due differenze. Perché magari scegliere un metodo un pochino più lungo anziché il metodo più corto? Allora, noi abbiamo il nostro programma. Quindi una volta aperto il programma, sono andata su tela e adesso mi devo portare qui la mia traccia, che poi la macchina dovrà tagliare. Quindi vado su carica, carica immagine. Ora io qui ho questa immagine che me la sono scaricata da Pinterest e vi faccio vedere che possiamo tranquillamente quindi scaricare, in questo caso sono delle sagome, queste sagome, e poi passare al taglio con apri. Qui decidiamo che tipo di immagine è, mettiamo complessa, così è sicuro che ci ritaglia, almeno col complessa dovrebbe essere quella che va a ritagliare meglio. Continua. Ora a questo punto dobbiamo levare il nostro fondo, ok? Perché se no cosa succede? Guarda, vi faccio vedere. Se io faccio, vado qui, mi viene questo quadrato nero e questo che è un'immagine, quindi va a stampare, ok? A me invece serve che deve tagliare il contorno, quindi andiamo indietro e da qui devo quindi togliermi tutto il fondo. Basterà cliccare, vi faccio vedere un'altra volta, quindi riprendiamo la nostra immagine, ok, metto complesso, continua. Ora abbiamo questo fondo bianco che dobbiamo eliminare, basterà andare sulla parte bianca, cliccare il mouse e ci toglie in automatico tutto il bianco. Vado su continua, adesso vedete abbiamo quindi le nostre belle sagome divise, o almeno le abbiamo scontornate dal fondo. Questo è sempre di stampa, a noi ci serve invece taglio, quindi un'immagine di taglio. Carica e ce la caricate qui. Adesso io vado su aggiungi e questo è quello che io mi ritrovo, ok? Allora un attimo che diminuisco, così vi faccio vedere. Questo è il primo metodo. Adesso vi faccio vedere il secondo metodo, quindi riduco un attimino questo così che poi ve li faccio vedere bene da vicino, perché questo è il primo metodo, ma come vedete ci sono delle piccole imperfezioni, perché ci sono tutti questi queste parti, diciamo, vedete che la macchina per andare a tagliare questo dovrebbe fare tutto questo specie di zig zag, queste lineette. Nel secondo metodo, che è quello un pochino più lungo, ma che io preferisco perché esce un lavoro più pulito, è il seguente. Quindi allora apro Inkscape. Su Inkscape vado su file, apri e mi apro sempre comunque quella immagine, quindi la stessa immagine che avevamo utilizzato. Adesso apri, qui metto su fluida, quindi se non ci avete qui fleggato fluida, fleccate fluida e poi faccio ok e me l'ha messo qui. Ora devo selezionare l'immagine, quindi vedete è stata selezionata, vado su traccia, da contorno a tracciato,
Adesso sempre traccia, vettorializza e me lo vettorializza, cioè me lo porta qui così. Poi vado su, aggiorna e applica. Adesso questo posso toglierlo. Adesso vi faccio vedere che abbiamo due immagini. Abbiamo questa, che è quella non vettorializzata, perché vedete al fondo bianco e che a me non serve, quindi la cancello. E questa che non ha più il fondo bianco. Quindi ora io andrò a salvare questa immagine per poi portarmela su Click on Design Space, File, Salva come, e qui mi lascio in automatico quello che mi dà, che è l'SVG, SVG puro. Lascio questo, non lo cambio, modifico solo il nome scrivendo sagoma e poi faccio salva. Ora chiudo questo che non mi serve più, mi riapro Click on Design Space. Ora vi faccio vedere, vado a caricare quest'altra che mi sono appena salvata. Allora, questa che mi sono appena salvata è sagoma SVG, ok? Me la prendo, vado su apri e vedete già non ha il fondo perché l'abbiamo tolto. Quindi vado su crea e me la trovo qui. È la prima che mi trovo sul lato sinistro. Aggiungi alla tela e l'ho aggiunta alla tela. Ora riduco anche questa, così poi vi faccio vedere la differenza tra le due. Diminuiamo un attimino. Ok, allora mettiamo il codice. Guardate per esempio il topo, vedete? Questa era la prima che avevamo fatto, quindi col primo metodo, ed è così. Invece quest'altro, guardate quanto è bello lineare il taglio, viene un taglio bello, dritto, lineare, sia per il topo che per il gatto, ma la stessa cosa anche per il cane. Cioè, vedete, qui il cane aveva queste parti che uscivano fuori così come fossero, diciamo, i peletti, diciamo così, del cane, qua invece non si vedono. Quindi questo a dimostrazione che magari è meglio fare un passaggio in più e non in meno, ma per avere un lavoro fatto bene. Quindi questa me la elimino e mi lascio questa. Ok, adesso andiamo a lavorare invece su questi tre elementi, anzi su questi due, perché il topo preferisco non farlo, facciamo soltanto il cane e il gatto. Però da qui possiamo vedere che è tutto un unico livello. Per far sì che questi vengano separati, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a duplicare. Ora io ne duplico due perché torno a ripetere, mentre sono solo il cane e il gatto. Quindi cosa faccio? Vado su sagoma, seleziono uno dei due duplicati, vado su sagoma e gli dico che non voglio né il gatto e né il topo e faccio X e così mi rimane solo il cane. Adesso rivado a selezionare questi che sono i tre elementi insieme. Vado su sagoma e gli dico che voglio solo il gatto, quindi elimino il topo e il cane. Lascio, faccio X e mi trovo adesso il cane e il gatto, come vediamo dai livelli. Possiamo notare che sono separati, non sono più quindi insieme. Come altezza gli metto che deve essere di 11 centimetri sia il cane che il gatto, tanto sono dei portachiavi, quindi la misura non è che deve corrispondere per forza che il cane deve essere più grande del gatto, insomma cose di questo genere. Il cane me lo coloro di marroncino, mentre il gatto me lo coloro di grigio. Ok, quindi ora, un'altra cosa che dobbiamo andare a fare è delle linee di taglio. Per realizzare queste linee di taglio vado su forme, prendo questa linea. Questa linea gli dico che deve essere di 1,5 cm. Questa linea non deve essere una cordonatura, quindi vado su opzioni cordonatura e metto taglio base. Di questa linea me ne occorrono due, ma in orizzontale, quindi vado su altro, ruota. E lo ruoto di 90 gradi. Adesso vado su duplica e così ho due linee. Le seleziono entrambi, allineamento e metto centro orizzontale, quindi me le ha centrate orizzontalmente. Me le seleziono qui in questo modo. Ripeto la stessa operazione anche per il gatto, quindi
Seleziono le due linee, faccio duplica e me le duplico, quindi me le vado a prendere senza rifare tutto da capo, direttamente da quelle che avevo appena fatto. Me le posiziono ed ecco qui. E anche questa è andata. Adesso devo selezionare il cane. Quindi seleziono il cane e le due linee e faccio aggrega. Su aggrega, qui dove è la tascina, clicco due volte e ci scrivo cane. Ripeto la stessa cosa per il gatto, quindi me le seleziono il gatto, la sagoma del gatto e le due linee, aggrega, clicco qui due volte e scrivo gatto. Un'altra cosa che andiamo a fare. Siccome che io vado ad utilizzare dell'ecopelle e l'ecopelle ho che da un lato è ben rifinita, sul lato opposto non lo è. E a me invece serve che sia rifinito da entrambe le parti. Quindi ho pensato di mettere da una parte il termovinile e da una parte l'ecopelle. Come poter fare per far sì che da una parte esce il termovinile e da una parte esce l'ecopelle? Semplice. Mi vado a creare un rettangolo che sia un pochino più grande di questo del cane. Il cane abbiamo detto che è alto 11 cm, largo 4,778. Quindi mi farò, gli dico alla macchina di tagliarmi un pezzo di termovinile di 12 cm per 6. Così che siamo sicuri che poi riusciamo ad rientrare nella misura che a noi ci occorre. Quindi forme, prendo un quadrato e gli scrivo, quindi qui 6, levo il lucchetto e qui scrivo 12. Ok, quindi se lo posizioniamo qui vediamo che copriamo benissimo. Possiamo anche utilizzare la stessa cosa per il gatto, tanto più o meno come misure ci siamo, quindi basterà andare sul nostro rettangolo appena fatto e dirgli duplica. Ora, questo uno deve essere sempre sul più o meno stesso marroncino e l'altro lo facciamo di colore grigio. Ok. Ora andiamo su Crea. Scegliamo il tappetino, andiamo avanti. Allora, come potete vedere, abbiamo quindi il nostro taglio del gatto e il nostro taglio anche del termovinile. Facciamo conto che questo elemento io non lo voglio tagliare insieme al gatto. Perché? Perché abbiamo detto che la sagoma del gatto verrà tagliata, cioè dovrà essere comunque tagliata in un secondo tempo. Quindi vado sui tre puntini, faccio sposta oggetto. E gli dico che lo devo spostare su questa nuova tavola. Questa nuova tavola la voglio di colore sempre grigio. Confermo. E adesso vedete, mi ha creato questa tavola qui sotto. Quindi abbiamo il taglio del gatto e il taglio del mio termovinile. Ora faccio la stessa cosa anche per il cane, quindi gli dico che deve spostarla su un nuovo elemento, sempre su questo colore qui. Guardate, ve le lascia, tra l'altro ve le mette pure qui i colori delle altre tavole, così ve le potete anche recuperare molto facilmente e velocemente. Confermo. E così adesso il cane da solo. Ok, e ho il mio pezzo di termovinile, anche questo da solo. Ok, perfetto. Quello che adesso andiamo a fare è procedere con i tagli. Quindi taglieremo prima i due pezzi di termovinili, perché poi li dobbiamo applicare sull'ecopelle e poi, dopo averla applicata, andremo a tagliare le sagome del cane e del gatto. Per la realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare delle ecopelle grigia e marrone. E anche dei termovinili della Biflex color grigio e questo color rame, perché secondo me si abbinano benissimo insieme. Una cosa importante ci dobbiamo ricordare quando andiamo ad
tagliare il termovinile e di mettere la parte lucida, ovvero la parte del liner, rivolta al tappetino e la parte opaca rivolta verso di noi, in questo modo. Una volta ritagliati i nostri pezzi di termovinile, adesso con l'aiuto dello spelliculino vado a levare le parti in eccesso. Se non avete uno spelliculino potete utilizzare un ago, uno spillo, l'importante è che abbia una bella punta. Come spelliculare? Allora, parto da un angolino verso l'esterno la punta, faccio questo lavoro, quindi metto la punta sul termovinile, la porto verso l'esterno e giro. In questo modo ho diviso il liner dal termovinile e poi semplicemente prendendo il liner tiro. Ripeto la stessa cosa anche in quest'altro. Ecco qua, adesso che ho spellicolato quindi i miei due termovinili, li vado ad applicare sull'ecopelle. Questa è la parte dell'ecopelle, questo è il retro, quindi andrò a applicare il grigio sul retro di questa ecopelle e sul retro di questa marrone andrò a applicare quest'altro color rame. In questo modo. Ma prima dell'applicazione andiamo a vedere la scheda tecnica dei nostri termovinili. All'interno dei termovinili della Biflex, al momento in cui li acquistiamo, troviamo una scheda tecnica come questa, dove in alto a sinistra troviamo scritto la serie che appunto abbiamo acquistato, in questo caso la serie 700, sotto la descrizione dove spiega questa serie, sotto ancora un QR dove inquadrandolo col telefono possiamo vedere step dopo step, quindi tutti i passaggi da fare per l'applicazione. Mentre a destra abbiamo le istruzioni dove anche qui vengono riportate tutti i passaggi da fare. Al centro abbiamo uno schemino che sarebbero le info, ovvero informazioni riguardo appunto questo termovinile dove può essere applicato. Sotto ancora abbiamo le istruzioni per l'applicazione con il ferro da stiro, che in questo caso ci dice che possiamo applicarlo con una temperatura massima di 3 pallini per 10 secondi, il liner va rimosso a caldo, una pressione alta. Sotto invece abbiamo le istruzioni riguardo la pressa, sia presse piccole che presse grandi. Allora, qui ci dice che la temperatura deve essere di 140 gradi, 10 secondi, la pressione deve essere media e il liner va rimosso a caldo. Ancora sotto troviamo invece le istruzioni riguardo il lavaggio. Qui ci dice che possiamo lavarlo a 90 gradi, possiamo metterlo in asciugatrice e possiamo addirittura lavarlo a secco. Io andrò a utilizzare il tappetino, questo della Biflex. Non lo utilizzo dalla parte della scritta ma dal retro, perché questa parte è stata realizzata apposta per far sì che il calore si distribuisce in modo uniforme. Quindi appoggio la mia ecopelle sul lato rovescio, appoggio il mio termovinile qui in questo angolino così da non sprecare troppo il materiale e poi ci passo la pressa. Io andrò a utilizzare questa qui della Biflex, poi tutti gli accessori ve li lascerò qui sotto in descrizione qualora le volete comprare, e qui sotto metterò anche il mio codice sconto così da poterli acquistare a un prezzo più vantaggioso. Quello che dobbiamo fare adesso è passare quindi su tutta la superficie la nostra pressa, facendo attenzione ovviamente a passarla nel modo più uniforme possibile, nel tempo indicato dalla scheda tecnica. Ed ecco qua, l'abbiamo applicato. I termovinili della Biflex possiamo passarci sopra il ferro da stiro tranquillamente, non succede assolutamente nulla.
Questo perché sono dei termovinili speciali, non sono come altri termovinili dove dovete per forza mettere della carta forno. Comunque, adesso che questo è stato fatto, andiamo a ripetere la stessa operazione anche per quest'altro. Quindi non dalla parte dove c'è le copelle, ma sul retro vado ed inserisco quindi il mio termovinile. Ovviamente il termovinile va messo con il liner rivolto verso di noi. Ed ecco qua, e anche quest'altro è fatto. Adesso vado a tagliarmi grossolanamente questo contorno e la stessa cosa anche per quest'altro. Adesso vado a prendo il mio tappetino, prendo questo qui che è il tappetino apposta per i tessuti. Perché? Perché comunque deve essere un tappetino con una bella aderenza, altrimenti si può spostare la nostra ecopelle e quindi poi non uscirebbe bene il taglio. Quindi posiziono la mia ecopelle e poi la mando al taglio. Quando andiamo a tagliare l'ecopelle è importante che queste rotelline, queste piccole rotelline dentate, siano messe ai lati. Non devono andare sulle copelle, altrimenti la segnerebbe. Ho cambiato la lama e adesso procedo al taglio. Taglio perfettamente riuscito. Adesso lo faccio anche sull'altro pezzo. Ed ecco qua, e anche questo è uscito perfetto. Quindi ci ritroviamo con il gattino, da una parte le copelle e da una parte il nostro termovinile. E la stessa cosa il cane, quindi da una parte le copelle e da una parte invece il termovinile. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è mettere dei ganci. Io andrò a mettere questi ganci, ma potete mettere anche queste qui, che sono le classici ganci per le chiavi. Quindi inserisco qui nella mia coda il gancio in questo modo, poi inserisco la punta della coda sul primo taglio e la faccio passare anche qui sul secondo taglio, così. Ok, adesso qui potete scegliere o di mettere un goccino di colla qui sotto, quindi mettete la colla della colla a caldo, vedete voi, e poi dopo inserirlo qui. Nuovamente, così che esce fuori da questa parte, oppure semplicemente andando sotto la macchina da cucire, creare una piccola cucitura qui e una piccola cucitura qui, così che questo rimane bello bloccato. Ora vi faccio vedere invece per il cane. Il cane mettiamo quest'altro, così vi faccio vedere la differenza. Quindi inserisco la mia coda qui all'interno. Ora il cane ha una coda più lunga, quindi c'è da fare un pochino più di manovre. Anche per il cane lo stesso discorso, potete utilizzare o la colla, oppure se non avete, oppure se non volete mettere della colla a caldo o dell'attac, potete andare a utilizzare tranquillamente la macchina da cucire. Ecco qua, e anche la coda del cane è inserita. Quindi la stessa cosa poi andremo a fare come per quest'altro. Oppure possiamo cucire qui, insomma, questo poi vedete voi come vi piace poi gestire la cosa. Che dite? Vi piace questo lavoro? Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo progetto. Ma non era tanto per il progetto, insomma, per il portachiave, era più che altro per farvi capire come poter quindi prendere delle immagini da internet e trasformarle in taglio per poter realizzare quindi i nostri bellissimi lavori. Spero
Se anche voi volete acquistare questi termovinili, qui sotto vi lascerò il link di dove andarli a comprare e il mio codice sconto, così da acquistarli a un prezzo più vantaggioso. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, condividete, 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 così che il canale può crescere. Se avete dubbi o domande, scrivetemi, così che io vi posso rispondere. Se ancora non vi siete iscritti al mio canale e vi piacciono questo tipo di video, iscrivetevi e accendete la campanellina, così che poi vi arriveranno le notifiche di tutti i prossimi video. Se non vi siete iscritti neanche a tutti gli altri miei social, lascerò tutto quanto qui sotto in descrizione, così che poi potete andare e iscrivervi anche sugli altri miei social. Io adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!